Quello è un rudere di un castello. Sì. L'hanno attrezzato lo vedi, eh?
Ehi, alza la voce. Il 23 novembre 1980, una data che segnò per sempre la vita di tutti coloro che avevano l'età per memorizzare in modo indelebile lo sconvolgimento e la furia della terra, che in un modo sussultorio prima e ondulatorio poi sembrava volersi scrollare di dosso qualcosa di ostile e poi quasi avesse voluto coprire il proprio malefatto. Quella domenica del 23 novembre 80 era stata una giornata insolita per tutto il periodo. Un cielo sereno, caldo, una calma e una quiete reale che si interruppe bruscamente alle 19.34 per 90 lunghissimi, interminabili secondi. Quando il mattino, con la sua luce, fece vedere l'effetto che quella scossa aveva prodotto, la prima cosa che si impadronì di noi tutti fu la disperazione, in quanto subito si pensò che i morti potevano essere numerosi, molti di più di quanto effettivamente poi furono. Ognuno di quelli che si salvarono trovarono conforto nella benevolenza del proprio destino, che chi in un modo, chi in un altro, ebbe la fortuna di continuare la propria vita. Anche io fui beneficiato dalla terra bendata, in quanto quel pomeriggio ero al lavoro in ospedale per un cambio turno chiestomi da un collega di Murphy. Permettetemi di citarlo, si chiamava Michele Colombo, perché molto probabilmente se oggi sono qui lo devo anche a lui. Quella sera stavo diluendo dei flaconi di antibiotici quando a un certo punto ebbe una strana sensazione, in quanto non riuscivo a centrare il tappo di gomma del flacone con la siringa. Pensai che mi stava succedendo qualcosa e andai nel vicino bagno per buttarmi un po' d'acqua in faccia. Ma appena entrato cominciai a sentirmi sbattere da una parte all'altra, mi aggrappai al lavandino, subito andò via la luce, il buio, rumori roboanti, scricchioli indefinibili, mi tennero compagnia fin quando il tutto finì. Impaurito e frastornato, non avevo capito ancora che si trattava di un terremoto. Poi la scossa finì, il gruppo elettrogeno andò in funzione e la luce tornò. Vidi allora il corridoio pieno di polvere, di calcinacci, di crepi sui muri, di acqua che scendeva per le scale. Solo allora compresi ciò che era accaduto. Incominciammo a scendere gli ammalati con le pareti, per le scale, con tanta paura, in quanto le scale sembravano traballare molto di più di quanto effettivamente lo fossero. Il tutto sicuramente ingigantito dallo stato di tensione che si era venuto a creare. Buttammo giù dalle finestre materassi, coperti, cuscini e quant'altro poteva servire per adagiarci sopra i pazienti che portammo sul campo sportivo. Un'esperienza terribile che ti segna per tutta la vita, come quella di tenere per mano una bimba morente. Entrare in una dimensione reale, confusa, sperando che qualcuno ti scuotesse, facendo scomparire quell'incubo e ritornare alla vita normale di tutti i giorni, come se tutto ciò fosse stato solo un terribile sogno. Ma purtroppo non era un sogno, ma una tragica realtà che man mano che passavano le ore andavano insieme assumendo sempre più proporzioni catastrofiche. La speranza incominciò a riaccendersi quando si videro i primi soccorritori
l'arrivo delle roulotte dell'esercito. Potevi vedere da sopra la serra una lunga colonna di camionette con a traino le roulotte che salivano dal versante di Piano Marzano. Una visione che mi incoraggiò tantissimo. Quel giorno ebbi l'occasione di scoprire un nuovo sentimento, o meglio, un nuovo stato d'animo, la gioia e il conforto dell'appartenenza e la percezione della presenza dello Stato. Una gioia che per me toccò l'apice la notte di Natale. La notte di Natale nella grande struttura montata laddove vi è tuttora l'ex tipografia, a Piano Marzano. Entrare e vedere quello che avevano preparato, la presenza dei militari, di quel brusio di vita, di quell'atmosfera saputa creare per quella ricorrenza, suscitò in me, allora giovane 26enne, un altro 23 novembre di sentimenti misti di incredulità, di ottimismo, di gioia, emozioni, forze, un turbinio di sensazioni che, cari ragazzi, voi tutti, per quanto mi sono sforzato di farvi comprendere, non credo di esserci riuscito e nemmai ci riuscirò, perché certi eventi, vissuti in certe circostanze, sono unici e ripetibili come la nostra stessa vita. Cari ragazzi, e a voi che voglio rivolgermi a conclusione di questa vita, qui davanti a questa stella che ci testimonia il terremoto dell'80 e ci ricorda i nomi delle persone che vi persero la vita, di avere il massimo rispetto per questo luogo e di difenderlo da atti di civiltà, dategli il giusto valore, il valore che merita. Fatelo con forza e convinzione, fatelo un valore proprio della vostra vita. Difendetelo, curatelo e voglio ripeterlo ancora, portatelo rispetto, perché qui vi è un pezzo di storia dei vostri nonni, dei vostri genitori e perché no, anche dei vostri. Colonna amata 5-5-1917, Gonnella Caterina 4-8-1969, Ilardi Maria Antonia 6-9-1906, Liuni Anna Maria 13-2-1922, Masini Giambattista 16-2-1917, Mazzeo Luciano 1-11-1972, Miele Maria Teresa 27-5-1919, Pinto Lucia 20-10-1951, Cucillo Serafino 3-12-1938, Roselli Immacolata Concetta 12-7-1931, questa è mia madre, Caringi Cristina 6-4-1928, Dollucci Angela Maria 23-11-1920, Vallario Angela Maria 7-2-1925, Zaccardi Maria Michela 8-5-1913. Bye.
Oggi è un giorno triste. Oggi Francesco Pagano piange e ricorda i suoi figli, quei concittadini che hanno costituito il prezzo che questa comunità dovette pagare ad un attimo, a 90 secondi di follia degli eventi naturali. Il tempo trascorre, sono oggi 34 anni e tutti noi sappiamo che